mia, tu vai via, ma tornerai, perché sei mia, mia. Dove vai, che sei mia, quanto non lo sai. Quanto ti ho sentito mia. Eccoci qui di nuovo per un'altra bella puntata di Il palco è tuo. Ho un ospite prontissima qui alla mia destra, fra un po' verrà inquadrata. Anche lei ama la musica, ha scoperto questo amore da piccola, la mamma l'ha sicuramente spinta, ma non in senso sbagliato. Cioè, appassionata di musica, la figlia con dentro nel sangue questo fervore per la musica. Ma ci racconterà lei la sua storia. Sto parlando di Alessia Mengozzi, in arte la... Lale. Lale, in arte Lale, che sarebbe Lale, l'Alessia. Sì, mi chiamavano così alle medie ed è rimasto Lale. Da quel momento Lale. Hai fatto bene, hai accorciato un po' il nome. Funziona. Di Limbiate. Sì. Città che mi ricordo un concerto che ho tenuto qualche anno fa con il mio amico Gianluca Grignani. Abbiamo fatto un concerto doppio a Limbiate, fu una serata bellissima. Tu ti sei mai esibita a Limbiate? A Limbiate ancora no. Quindi ti manca la tua, sì, la tua cittadina? Sì, perché purtroppo abbiamo iniziato il periodo del Covid e i live erano stati interrotti. Certo, perché per da quello tutti. Che ho capito hai sempre amato tanto la musica, perché tua mamma, quando avevi 5 anni, sì. Seguiva ancora spesso... prima, però sì, abbiamo iniziato ad andare live quando avevo 5 anni. Cioè, appassionata di concerti, ti portava e esatto. Tu hai avvertito. Ecco, cosa ti piaceva di più da piccola del mondo della musica? Cosa, la fama? No, a me piaceva la voce di alcuni cantanti, io impazzivo per la loro voce proprio. La vibrazione che la voce ti creava. Tantissimo, l'emozione di andare a un concerto live. Certo, quindi un fatto più fisico, più sentimentale, sì, che non lo sfarzo oppure, voglio dire, la parte, diciamo, esteriore. No, in realtà non ho mai guardato quella parte, no, materiale. Mi piace proprio il contatto, proprio l'emozione che si crea a un concerto. Sono d'accordo, piace anche molto a me. Tra l'altro la mamma, che era diventata fan di una ragazza molto brava che ha fatto Amici qualche anno fa, che si chiama Roberta Bonanno. Sì. Si è diventata fan anche sua, quindi lei ti avrà raccontato le sue vicissitudini? Beh sì, ci ha raccontato qualcosa, comunque andavamo spesso ai suoi concerti e siamo diventate col tempo anche molto legate, molto amiche, appunto perché ero piccolina. Questo il fatto di aver conosciuto una cantante professionista al punto di essere... ti ha aiutato naturalmente. E beh certo. Gli chiedi comunque dei consigli? Sì, ci sentiamo ogni tanto per parlare, appunto gli ho mandato anche, ha sentito i pezzi che ho fatto e... Gli sono piaciuti? Sì. Ecco, tu sai che io non ho ancora sentito niente perché non devo essere giudice, sì. Non devo essere influenzato, quindi anch'io muoio dalla voglia di sentire. Da 2 anni hai iniziato a studiare, perché? Perché a un certo punto hai deciso, cioè cantavi, perché molti sono convinti che se uno va a lezione di canto si rovinano. Ecco, per esempio, sì, tu all'inizio... mi hanno chiuso tante porte in faccia per quel motivo. Vedi, ma all'inizio, quando hai preso lezione, hai avuto, penso, un naturale addirittura peggioramento, sì, giusto? Sì, all'inizio sì, perché comunque c'è sempre una persona che ti continua a correggere, esatto. Che ti spiega comunque come va per cantare. Certo, uno arriva lì convinto di saper cantare, come inizia a cantare, l'insegnante dice no, la esatto, bocca devi aprire più, devi respirare quella meglio. Nota quella è nota così, è così, così e non è così. Uno, però è proprio lì l'umiltà di riconoscere che si può migliorare. Esatto, perché poi migliori tantissimo. E dopo sei migliorata. Sì, effettivamente dopo sono migliorata molto, anche perché abbiamo lavorato sulla respirazione, sull'intonazione, abbiamo lavorato su tantissimi aspetti,
Migliori, migliori ecco. Tantissimo. Tu quando ti ascolti, no, visto che è pochissimo che hai iniziato, addirittura oggi ci porti il tuo primo inedito. Sì. Quindi stiamo proprio dando il battesimo alla, le, alla l'ale. L'apostrofo ale. È tutto attaccato. All'ale noi stiamo dando il battesimo, cioè è venuta qui col suo primo pezzo. Quando tu ti ascolti, ti piace la tua voce? Allora, ti devo dire che io ho avuto molto problemi a accettare la mia voce perché ero molto timida, molto chiusa. Ma non è solo quello, è perché noi quando parliamo o cantiamo ci ascoltiamo praticamente sentendo anche il suono della nostra voce che arriva dalla cavità della gola. Quando invece ascoltiamo la nostra voce che esce da delle casse, spesso diciamo, sì, ma sono io. Esatto, la prima reazione, quando la prima volta che ho registrato è stata quella, esatto. Ma sono io. C'è questo inghippo, quindi dopo ti abituerai, no? Esatto. No, pian piano mi sto abituando, appunto, devo dire che... Ecco, ha scritto lei una canzone, un testo che si chiama Rovine. Il titolo mi intriga, Rovine. Di cosa parla questa canzone? Rovine parla di una ragazza, alla fine... Che sono sei tu. Io, esatto. Perché il pezzo è autobiografico. Esatto, quindi, molto però autobiografico. Lei dice una ragazza, facciamo finta che... Questa ragazza, che è lei, che cosa fa? Si sente, soffre molto la solitudine e quindi cerca di colmare il vuoto interiore che si crea appunto per questa solitudine, per non essere magari accettata dagli altri per come si è, e cerca di colmarlo con delle persone esterne. Quindi relazioni che magari anche non funzionano, persone che non tengono davvero a lei. Quindi relazioni tossiche. Esatto, tossiche. Molto tossiche. Che anche oggi tradita, se ne parla molto, esatto. Quindi anche con narcisisti, queste robe qui. Esatto, relazioni sempre tossiche. E tu ne tossiche. Hai incontrate? Molte. Perché forse quando sei in quella debolezza loro lo capiscono? È probabile, effettivamente quando ero molto più debole, certo. Che soffrivo appunto potevano questa cosa. Potevano approfittarne perché esatto, capire. Molte persone ne approfittano, delle persone più fragili se ne approfittano sempre. E come va a finire la canzone? E la canzone va a finire che finalmente la ragazza capisce che la miglior compagnia alla fine è se stessa. Quindi un inno alla solitudine nel sola. Senso che bisogna imparare anche a star bene sì, da sola. Che prima si sta bene con se stessi. Sono d'accordo. Molti pensano che la felicità te la può portare qualcun altro. Esatto. No, te la può alimentare. Prima devi averla tu dentro e poi eventualmente qualcuno che te la alimenta. E questa è una cosa che ha 20 anni, perché lei ha 20 anni e quindi direi che è una considerazione saggia per essere la tua età. È interessante anche l'argomento. Rovine perché suppongo che dalle rovine esatto. Tu sei rinata. Hai scritto il testo, te l'ha musicato il tuo insegnante, Salvatore Di Maio. Sì. Come è stato? Eravate lì insieme, provavate sì, insieme? Sì, sì, abbiamo fatto tutto dall'inizio alla fine insieme. Abbiamo scelto tutto insieme. E che tipo di canzone è, se tu dovessi dare un giudizio, non so, musicale, no? Cos'è, una canzone melodica, una canzone... Pop. Pop. Molto pop, sì. Perché il testo si era già pesante se ci vai a mettere... Ma a me in realtà piace molto la musica pop, quindi sì, principalmente appunto è una Roberta, canzone che si Mengoni, può anche suonare, suonare con la chitarra sulla spiaggia volendo. Ma volendo sì. Quindi quelle canzoni. Quindi tu hai come riferimento la Bonanna e la Bonanno e Mengoni. Mengoni, Rama, sì. Mengoni, Rama, che sono, vedo, gli idoli di queste ragazze giovani e sono veramente bravi. Molto bravi. Sì, sì, molto. E da un punto di vista, adesso tu ne hai scritta una, no? Sì. Stai già iniziando qualcos'altro? Sì, abbiamo pensato, stiamo già iniziando a pensare a una canzone più estiva. Ok, per fare un'uscita estiva. Sì. Ecco, attenzione, ma quando farete questa canzone non è che andate a fare la solita cosa degli ombrelloni, del mare? No, volevo fare comunque. Si riesce a fare una canzone, fai una canzone estiva dove non c'è la parola. Mare, ombrellone, sole... Bailar, si può fare? Non mi lasci neanche il mare, a me il mare il piace. Il mare va bene, il mare va bene. Te lo lascio. Allora il resto però lo posso anche cercate evitare. Sempre di essere originali, come sì, mi ovvio. Sembra. A me non piace essere scontato. Banale. Ecco, come per mi niente. Sembra da questa roba di rovine. Tu che sei una bella ragazza, sei giovane così, io ad amici ti ci vedo anche X Factor. Magari. Tenterai o no? Sì, sicuramente. Cioè non sei contro i talent? No. Io lo farei se fossi in te, perché ti vedo... Poi magari la timidezza in questi casi può giocare, esatto, sai che in queste cose... è stato un punto debole, però ci stiamo lavorando anche su quello, devo dire che
Ci può stare. Ti piace di più? Qual è il talent che preferisci, Amici? Quello che seguo di più è Amici. Mi piaceva The Voice quando era ancora ai tempi d'oro. Esatto. E X Factor anche mi piace. X Factor è fatto molto bene dal punto di vista musicale. Esatto. Beh, direi che Alessia, siamo alla fine di questa chiacchierata che ci ha fatto un po' scoprire il suo mondo. Avete visto una ragazza giovane che non ha paura di confessare anche le sue debolezze e la sua fragilità, ma che dentro c'è una forza perché ha superato quella fragilità. E con questa canzone l'ha, secondo me, proprio vinta. E quindi io ti auguro tante belle cose. Adesso ci ascoltiamo questa canzone, Rovine. Il palco è tuo. Grazie di essere stata qui. Grazie a te. Grazie. Aspetto un messaggio che non c'è ora. Lei è lì vicino a te, mentre il vuoto cresce in me. È già luna e la luna cala dentro il mio moe. Sotto le stelle, pioggia sulla mia pelle. Il disordine mi sfiora mentre sorge questa aurora. Lancio il bicchiere, vetri in quella parete, dove insieme in quelle sere pensavamo a delle mete. Rovine, una rosa senza spine, ma lei per te cos'è? Sono solo rovine, solo rovine, sono mentre sono persa in me, da lontano vedo te. Fuori spiove ed è già l'alba, il suo messaggio adesso c'è. Sul vagone per Atene, spezzerai le mie catene. Siete in mezzo ad un'arena, io sarò per voi Atena. Crono che crea, si alzerà la marea. Nella testa gli uragani, è uno scontro tra titani. La ricorderò. Sono solo rovine, solo rovine, sono rovine, 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 sono rovine, solo rovine, sono rovine, 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 rovine. Nevica metallo come su Venere, tolgo la cenere. Girano gli anelli su Saturno, ma io non tornerò. Sole in questa camera d'hotel, non son sola, sono in me. L'iride nell'iride, riflesso nel moe. Roro, rovine, solo ro, roro, rovine, sono ro, roro, rovine, 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 sono ro. Sull'orizzonte in bilico, cercando un equilibrio psichico,
ai terremoti impavido, cadendo da uno scivolo. Resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi. Quando i piedi ballano, quando i piedi cantano, senti tutto il mondo lì sotto ai piedi. Anche quando inciampano, perché te ripestano, quando ti sgambettano, resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi. Molti sai li piegano, si arrendono e si siedono, però se in qualche cosa credi, tu non mollare, resta in piedi. Nei periodi fragili, nei tramonti inevitabili, con il vento forte a 30 nodi, devi rimanere in piedi in tutti i modi. A volte vince il male, tutto intorno cade, ma tu, ma tu, ma tu, resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi. Quando i piedi applaudono, con le mani in sincrono, ai concerti saltano, tutti in piedi. Gli altri spingono e da dietro pogano, forte come levano, tu non cedi, resta in piedi, resta in piedi, tu non cedi, resta in piedi, tu non cedi, tu non cedi, tu non cedi, tu non cedi. Quando i piedi ballano, i piedi ridono, senti un bel solletico di sotto i tuoi piedi. Quando i piedi applaudono, con le mani in sincrono, ai concerti saltano, tutti in piedi. Resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi, nelle corse ostacoli, nel campo dei miracoli, si fa liquido, non c'è un artiglio solido, ma tu, ma tu, ma tu, resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi.